passarti velocemente la parola. Allora, oggi l'incontro verte su Livio Luciano Argentino, l'ospite indocile, coordina Ivano Moser, che in zona e non solo la conosciamo tutti benissimo. Grazie Ivana che ti presti per l'ennesima volta ad aiutare attività culturali comunali. Abbiamo l'ospite d'eccezione oggi, diciamo una raccomandata, perché oggi non da tutte le parti va, Beppe Costa, scrittore, poeta, editore italiano, nessuno è profeta in patria, rassegna, di Grindi, molto più, come dire, conosciuto e apprezzato chiaramente per quello che vale all'estero, però voglio dire, l'Italia, che segue la poesia, ti conosce bene. Beppe, grazie di essere qua. E oggi parleremo di questo libro, Luciana lo coordinerà e, come dire, ne parleremo abbondantemente. Volevo dire che oggi è il secondo appuntamento culturale previsto da questa terza edizione dell'Entuno Photo Festival, una rassegna italiana che unisce l'arte alla solidarietà, in quanto ogni anno ospitiamo una Olmus diversa. Quest'anno accogliamo la Cucinella nel weekend previsti da questa rassegna, che si concluderà il 21 settembre. Si faranno conoscere, saranno gradite offerte libere, venderanno dei gadgets, in quanto tutti gli appuntamenti culturali presenti all'interno di questa rassegna sono un resto libero. E unendo l'arte alla solidarietà, speriamo che le persone non vengano solo a vedere, no? Presentazioni di libri, appuntamenti, conferenze, ospiti noti al grande pubblico, eccetera, eccetera, ma possano in qualche modo anche riconoscere l'impegno di tutti gli operatori culturali che c'è dietro, e omaggiare in qualche modo lo spessore degli appuntamenti previsti, dando un piccolo riconoscimento alla Horus. Quindi veniteci a trovare, spargete la voce, sono tutti appuntamenti di spessore, con ospiti in effetti che si prestano ad unire se stessi, l'arte, la solidarietà, perché vengono senza compensi, bisogna dirlo, perché voglio dire, questo è fondamentale. Gente che ama l'arte, la cultura, la poesia, la fotografia, e quindi viene appositamente per esserci, e noi lo gradiamo molto, grazie. Da domani tanti altri appuntamenti, c'è un catalogo, veramente è rimasto in poche copie, domani dovrò rifornire il foglio. Comunque, tanti gli appuntamenti previsti, il sito ufficiale www.attraversolepieghedeltempo.com, lì c'è scritto un po' tutto, tra presentazioni dei libri, spettacoli serali e quant'altro. La rassegna è abbastanza articolata e lunga, perché ripeto, finisce il 1 settembre. Comunque, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Io direi che possiamo dare inizio alla presentazione viva dell'ospite indocile, bel nome. E grazie di essere qui, buon appuntamento culturale a tutti. Vabbè, allora, grazie Lisa, io faccio queste cose molto volentieri, gratuitamente, perché credo nella cultura, credo nelle varie manifestazioni che vengono fatte e credo nella crescita di una comunità, la comunità di Nettuno, e secondo me queste cose sono molto importanti per conoscersi, per scambiare e per crescere, perché crescere e maturare è una cosa che non si finisce mai di fare, c'è sempre qualcosa in più che è sfuggito, eccetera. A me è il compito di coordinare questo incontro che vede alla mia destra Luciano Argentino, alla mia sinistra Beppe Costa, che vi presenterò in particolare, e quindi l'intervento mio, poi quello di Luciana e poi quello di Beppe, e poi parleranno fra di loro, vediamo che cosa poi gli succede. Allora, alcune note biografiche di Luciana Argentino dal punto di vista poetico. Scrive la sua prima poesia a 15 anni allo scopo di darsi un luogo, una dimora, nella quale placare il senso di spaesamento tipico di quell'età. Scrive per dare un nome alle sue sensazioni, ma soprattutto alle sue inquietudini, e quindi inizia a scrivere a quest'età. La domanda è spontanea sempre: perché scrivi ad un poeta? E a questo proposito Luciano risponde che mille sarebbero le risposte possibili,
ma forse la più vicina alla sua esigenza, passione, suona in questo modo: scrivo perché la poesia è la casa e la strada che ad essa mi conduce. Queste le sue parole, alle quali io aggiungo poesia come un abitare e un andare, cammino e meta contemporaneamente. Il 1991 segna l'anno dell'esordio poetico con la pubblicazione della sua prima raccolta intitolata Gli argini del tempo, seguita da altre 5, credo, raccolte, 5 se escludendo La vita in dissolvenza. Che La vita in dissolvenza è un lavoro un po' particolare, un lavoro composto da 3 poemetti monologhi ispirati a 3 storie di donne. Una sorta di quasi una traccia, ecco, di quello che poi insomma, si troverà nelle pagine. E quindi Laura Canciani mi ha suggerito Indocile anziché Inatteso, era all'inizio. Anzi, prima era stato Atteso, poi Inatteso, quindi ero stata anch'io un po'. E Laura Canciani diceva no, l'ospite indocile, che è anche un aggettivo, che è una poesia del libro. E l'ospite sì, è come, giustamente come dici tu, io l'ho vissuto anche un po' proprio come la poesia stessa, come anche il linguaggio, questa sua fuggevolezza, questa sua volte sì, essere poco arrendevole un po' alle intenzioni poi del poeta. Questo sfuggire a volte a quello che uno sente dentro e poi deve fissare sulla pagina. E quindi l'indocilità del linguaggio, l'indocilità a volte della poesia stessa, che fa un po' come vuole, che a volte sembra che ci abbandoni, poi all'improvviso torna. E poi c'è anche da dire che, come tu dicevi, Ivana, la poesia per me è stata, ecco, dai 15 anni che si scrivono così, no, nell'adolescenza, sente incompresi, nessuno ci capisce, appunto, c'è questo senso un po' di inadeguatezza verso il mondo che ci circonda. Poi è stato veramente, l'ho vissuta proprio anche come un'esigenza esistenziale e anche spirituale, quindi anche proprio con una ricerca del senso spirituale della vita. Certo, non scinto dal senso carnale, perché la poesia non è un'esperienza extracorporale, no? Quindi si scrive proprio con tutti i sensi, con tutto il corpo. E quindi, vabbè, mi sono persa un po'. E quindi io amavo moltissimo mio padre, lo amo ancora, è stato uno dei miei primi fan, insomma, il mio primo sostenitore. E quindi insomma, ho voluto dedicargli questa... il libro che avevo pensato già di dedicarglielo anche se fosse, era malato, quindi vorrei leggerla ora. È tipico dei poeti, no? No, questo segno però sono su coperta delle unghie. Si mettono in no, sono molto utili per sbagliarsi, per non trovare. Andava incontro al padre, lo rimetteva al passo, al presentimento postumo. Fate presto, fu ciò che in ultimo udì da lui, vero di voce, voce rimasta a vibrare in qualche punto indeterminato, catturata dove la memoria non è questione di sinapsi e neuroni, piuttosto del moto armonico semplice dell'amore che tiene alto il coefficiente di correlazione tra i vivi e i morti. E questo è perché chiaramente io lo sento ancora vivo e presente. Io, è molto bella anche la dedica che ho scritto. Ah, questa qui. Possiamo leggere? Che ha scritto a mio padre, infatti. Che il nostro fiato s'apra all'aria dell'inatteso, ne gonfi il cuore, ne cinga i fianchi, ne affami il passo e sia soglia per il solo transitare di ciò che non ha mani. Questo perché, insomma, tornando anche al vuoto, io sono
anche un po' affascinata da... ho letto qualcosa, insomma, che sia molto... l'emozione mi fa perdere le parole. Siamo di fisica. E leggevo, mi aveva colpito il fatto che in fisica il vuoto è ciò che è la base su cui si possono poi creare tutte le varie configurazioni della materia. E quindi un vuoto che è pieno di possibilità, insomma, quindi non da riempire poi necessariamente, però su cui è possibile appunto che si creino, si... E quindi anche questo è un po' come la poesia, che nel momento non c'è e poi c'è, ed è una cosa, è qualcosa di vivo e tangibile, anche se è fatta solo di parole. Però io penso poi che ogni poesia che uno legge, qualcosa dentro di noi poi si dimentica, quasi proprio come se fosse qualcosa di concreto che ci cambia poi dentro, anche se lì per lì magari no, non ce ne rendiamo conto, insomma, che c'è questo lavorio anche interiore, ecco perché per me è anche proprio un piacere, la necessità anche non solo scrivere ma anche leggere le poesie, perlomeno io ho sentito qualche poeta dire che non legge le poesie degli altri per non farsi influenzare, ora io non so poi a che punto sia, poi magari per te, però mi sembra una cosa un po' sciocca, non lo so, perché se tu sai, hai trovato la tua voce, hai trovato comunque appunto la tua strada, perché anzi per me è un arricchimento leggere anche gli altri, forse quelli poeti insicuri di sé, non lo so, insomma, anche, e quindi... Allora, io direi, se vuoi leggere qualche altra poesia, e poi dopo che hai parlato bene, avremo modo di scambiare idee, di fare domande, di curiosità, eccetera. Allora, Peppe non vuole essere presentato, però voi vi trovate davanti a una persona e dice da dove viene questo, chi è, perché l'hanno chiamato, l'abbiamo trovato prima sulla strada, no, non è così. Allora, Peppe Costa. Poeta, scrittore, editore, organizzatore culturale e anche libraio nel senso più bello di questa parola, nel senso più bello che esiste. Beppe ha pubblicato relativamente alla poesia il primo volume di poesie nel 70, 1970, ma oltre alla scrittura di versi, che annovera numerose raccolte che potete andarvi a vedere perché trovate tantissimo materiale su Beppe Costa, anche prestigiosi riconoscimenti, molto originali sono le sue iniziative in campo poetico, portate avanti con altri poeti e poetesse. Si legge molto di te. Nel 1976 ha fondato una casa editrice, la Pelicano Libri, ma non solo allo scopo di pubblicare libri, è una persona un po' particolare, ma col preciso intento di mettere in risalto e scoprire autori dimenticati o giovani sconosciuti, di promuovere artisti schivi, scomodi o emarginati. Quindi, non lo presento. Dal 92 Pelicano Libri diventa una grande libreria a Roma, dove approdano autori da ogni parte d'Italia e non solo. È tuttora molto attiva. Una libreria che, oltre il discorso della vendita di libri, perché è una libreria, è un luogo di incontro, di scambio e di comunicazione e di varie attività. È vero questo, non ci guardarmi così. Un'ultima cosa, questa ve la devo dire, perché è Beppe Costa un personaggio. Lia Levi, scrittrice e giornalista italiana, così descrive Beppe, poeta. I tuoi versi parlano quasi sempre d'amore e in apparenza potrebbero suonare ora in contrasto con i tuoi capelli bianchi, seppure fluenti, aggiunge. Se questo contrasto non appare o appare annullato è proprio perché è stata la poesia a renderti folletto per sempre. Il tuo entusiasmo, la capacità di coinvolgere nello stesso girone lettori e scrittori, coinvolgici quindi, il tuo continuo metterti in gioco nella cucina di interrotte nuove invenzioni, davvero non hanno età. Tu non sei solo poeta di parole scritte, ma anche poeta della vita. E la parola ora al poeta della vita, Beppe Costa, per delle note sull'ospite indocile di Luciana Argentina.
specifico che il titolo riguarda me, quindi non cerchiamo la morte dietro le spalle, la poesia, eccetera. E prima di parlare di Marianna, rispondo a Lisa per quello che ha sentito poco fa, pensava di avere inteso. Io non sono arrabbiato, o almeno sono stato arrabbiato e sarò sempre fino alla morte, guai se non lo fossi. Perché prima, da mia nonna in poi, volevamo vedere che fine facesse Andreotti. E vabbè, se n'è andato, dei morti non si parla male. Adesso vogliamo vedere che fine fa Berlusconi. Il punto è che tutto il paese somiglia proprio a questo. E l'altro punto è che, per questo sono arrabbiato, che ho cercato di fare godere in vita almeno la sigaretta comprata con i propri soldi a molti autori. Quindi non riguardava me, ma riguardava autori che oggi vengono pubblicati in tutto il mondo, come Corriere Sapienza, come Anna Maria Ortese, che ancora in Italia sono poco conosciuti. Infatti hai ragione per la libreria, ma io mi sono dimesso perché entra uno, chiede la Damaro, io gli do la gioia. E quello cambia libreria, capito, che ci può valere. E quindi c'è una problematica. Ancora oggi sono arrabbiato, ma sono arrabbiato e lo sarò sempre, perché anche l'estate, che è piena di poeti, di festival, eccetera, ci sono dei nostri colleghi che non si possono neppure muovere. Vengono fatte raccolte di firme, eppure restano lì isolati, abbandonati. Sono quelli che dopo morto tutti quanti col copia e incolla attaccano le poesie. Detto questo, mi pare che è abbastanza chiaro, cioè mi sono battuto per alcuni autori pubblicandoli, ma non solo, facendo anche applicare la legge, ma sono rimasto nessuno. E qui, ecco, se avessi avuto un attimo di maggiore eroismo, ambizione, coraggio, che ne so, parentela, chiamatela come volete, forse oggi, anziché soffrire ancora, e mi riferisco a te, lo saprai dopo, perché ci sono alcune poete e poetesse che telefonano per i premi, quello che dice, vedo che c'hanno l'amico, basta una persona del campo andare a confrontare le giurie, quelli che vincono i finalisti. Allora c'è una che prima andrà, che però sta in giuria qua. Cioè non so se siete abbastanza, siete pochi, no, siete vero, abbastanza intelligenti e mi capite. Quindi più guardo e più ne soffro, ma non ne soffro perché non premiano me, anche perché non partecipando ad alcun premio non lo possono premiare. E quindi non è quello, non riguarda me personalmente. Adesso torniamo a perché, appunto, perché mi pare che è chiaro questo. E mi continuo a battere, perché sfioro dai tempi di Dario Bellezza a Luciana, invitandola sempre io. Devo dire che forse stavolta mi ha invitato lei, non so perché c'era molto caldo, sai che soffro il caldo, quindi no, cerco di farlo diventare un po' simpatico questo nostro incontro, farlo diventare anche vivo. Perché? Perché Luciana, fra le pochissime persone che conosco, signore o signorine, eccetera, anche se pubblica il libro, non posso usare dei termini, sì, ormai sì, non è che sculetta del felice, continua a mantenere la sua tristezza e dice da dentro, perché vedo e lo vedo di continuo questa gioia di pubblicare per poi regalare il libro agli amici. La poesia sta producendo un'enormità di denaro in Italia, perché ci sono gli speculatori dappertutto, sia nei premi letterari, che poi quando non ti premia nessuno, che fai? Ti vendi un premio letterario, così i 20 euro ti arrivano a te. Faccio un discorso molto che pare che non c'entri con la poesia, perché la poesia è fantasma, nessuno legge la poesia degli altri. 4 milioni di poeti italiani che non leggono la poesia degli altri e scrivo solo e ce l'andiamo tenendoci per mano. Insomma, che scrive delle cazzate, ma che ci sono tante persone che gli scrivono sotto. Oh, come sono emozionato. La poesia è qualcosa che tu la leggi e forse non capisci. Poi la leggi e ti viene la pelle d'oca. Poi la leggi ancora e dici, oddio, ma c'era anche questa cosa scritta. E per questo si tiene sul comodino. La poesia non è la cosa che anche nel titolo, qui perfino nel titolo, che vuol dire l'ospite indocile, io che vado a casa sua e metto la mano e lei che viene a casa. Cioè, la poesia è qualcosa che ogni volta che la leggi ti dà, se mi piace minerale o altrimenti del vino in più, ti fa capire
però lì nacque l'idea, mentre noi italiani eravamo spaventatissimi da Dante Alighieri, da Divina Commedia, lì nacque l'idea che invece tutti potevano poetare, basta si metteva una spiaggia e tutti potevano scrivere poesie, nessuno, e questo lo disse anche Gregori Corso, solo che c'era una differenza, tutti avevamo la possibilità di essere, ma anche di essere cuochi o idraulici, o giocatori di scacchi, se qualcuno in televisione mi fa vedere Fischer e Spatti, gli italiani si vanno a comprare gli scacchi. Quindi a quel punto, poiché era difficile suonare il violino, poiché era complicato stare con una moglie che non voleva che io imbrattassi con i quadri, con la pittura, là, diventava facilissimo invece poter essere un artista del pennello, pennello in senso penna, che oggi non si usa più manco questo. Quindi era abbastanza facile e tutti cominciarono a fare poesia, comunicando ben poco e creando veramente un meccanismo che forse voi non sapete, ma che milioni e milioni di euro contro le case editrici che ormai sono fantasma anche da questo punto di vista, però questo è un discorso che c'entra poco con non tanto con Luciano, ma con quello che volevo dire. E se in questo periodo io sono un pochino arrabbiato perché c'è la stagione dei premi, prima dei bandi e poi dei premi, no? E vedo che sono delle persone sempre quelle che fanno queste, allora mi fa rabbia. E quindi pensando proprio alle poesie di Luciano e venute anche di altre persone che non essendoci è inutile che cito, però mi dico mannaggia, allora quelli che scelgo io sempre dopo, quando dopo morte, perché anche quelli sono ospiti in doce, anzi quelli la più in doce di tutti. In effetti l'asola è il vuoto dove si tengono i grattacieli. No, ci sono i grattacieli che a differenza delle nostre costruzioni che hanno cemento fino a terra, hanno parte di vuoto e parte di piombo, ma molte zone sono vuote, oppure nelle zone terremotate. Il vuoto credo che sia tutto, oppure possiamo anche pensare che siccome lei è una brava poetessa, non so se si capisce da quello che ho detto, forse no, perché era un preambolo per voler dire in effetti che non c'entra né Dante né Gregori Corso, ma che indubbiamente la poesia, quando la scrivi stai male, quando la leggi stai male, ti fa forse piacere per un attimo avere anche la gioia di una targa, perché no? Nella tua profonda solitudine, se ti danno una targa e una busta con i soldi, per un attimo sei anche. Ma non puoi gioire, perché mentre scrivi sai che ci sono milioni di bambini che muoiono di fame. E tu scrivi e non sai manco mettere il fottone che poi ci mette la sola, no? Infatti alcune persone che io ancora stimo, ce ne sono tante, che oggi hanno 80 anni, delle grandie, tanto per fare l'esempio, sta scrivendo un libro all'anno, perché l'hanno sempre licenziato, è una grande giornalista, appena morirà lo saprete tutti chi è, comunque anche attrice dei film di Pasolini, ma è una giornalista e è dovuta andare sempre via dal giornale per cui lavorava, si è dimessa prima che la licenziassero, l'ultimo giornale credo che sia stato l'Unità, se ne è andata anche da lì, quindi è una grandissima carriera, oltre ad essere l'unica testimone di Pasolini. Adesso sta girando scrivendo un libro all'anno, però ecco, anche questa signora è alta 1,50 m, credo, tu la conosci, no? Sì, e che, la casa che la sono in donna. E appunto ha lasciato la sua casa, e ce l'ha da tanto tempo che è vicino da Stella, ha lasciata alla casa delle donne, no? E questa è sicuramente una di quelle che mi stanno a cuore. È uscito, escono i suoi libri, ma non vedo la recensione sul Repubblico, e poi come
anni che venne nella finestra. E nonna, quella di cui è morto metà del nome, confusa nella continuità spazio-temporale, e malamente ripeteva. E quando le offrivano nel vino, Negria diceva una goccia, una lacrima. No, cara nonna, no, cara. Passate ormai un'altra storia, a un'altra guerra, di tutto il lascito ce ne resta in Africa. E io trovo questo collegamento fra tante più cose. E poi tuo padre, la natura, la vita, la tua infanzia, ci sono rispetto agli altri libri, ci sono tutti, dalla prima all'ultima pagina. Si è parlato tanto di Asola proprio per la prefazione, ma queste poesie che a noi che ogni tanto presentiamo i libri di poesia ci fa piacere quando poi alla fine gli amici, i parenti, i conoscenti o quelli che hanno detto bravo prendono quelle cose, i soldi, di portarsi a casa un libro di poesie pagandolo, è la cosa più bella per un poeta, non so se siete d'accordo. A proposito di